Oggi ad EIMA si parla di acqua. Dai dati FAO il 60% delle acque dolci viene utilizzato in agricoltura, quindi è una cosa fondamentale per l'agricoltura. Quindi con il responsabile globale progettazione del gruppo Irritex, il signor Salvatore Scichitano, vogliamo parlare di irrigazione sostenibile di precisione. La quantità di acqua dolce destinata all'agricoltura in certi casi supera molto il 60%, normalmente in Europa siamo intorno al 70%, ma in certi paesi, in Africa per esempio, dove la carenza idrica è ancora più sentita, anche l'80-90% dell'acqua viene destinata all'agricoltura. Quindi l'agricoltura è il settore che sarà chiamato di più nei prossimi anni a razionalizzare e a utilizzare al meglio questa preziosa risorsa che diventerà sempre più limitata. Oggi abbiamo intere zone del mondo dove l'acqua è diventata poca, scarsa o soprattutto di cattiva qualità. Molto spesso in tante zone costiere, per esempio, assistiamo al problema della salinizzazione delle falde per l'intrusione dell'acqua salmastra, quindi che viene dal mare, quindi il cuneo salino. Questo perché l'acqua è stata utilizzata in modo irrazionale negli ultimi decenni. Per cui oggi l'esigenza è quella di trovare e di utilizzare tecnologie e metodi che razionalizzano l'uso dell'acqua, e questa è la microirrigazione. Con la microirrigazione noi possiamo distribuire l'acqua in modo preciso vicino alla pianta e soprattutto vicino proprio alla rizosfera, all'apparato radicale, quindi per essere prontamente assorbito, insieme anche alle soluzioni nutritive che noi possiamo distribuire attraverso la fertirrigazione. Quindi la microirrigazione, quindi l'irrigazione di precisione, è la risposta a questa esigenza tanto importante. Oggi la tecnologia, la microirrigazione unita alla sensoristica ci permette di distribuire la risorsa idrica alle piante proprio soddisfando le sue esigenze nelle fasi fenologiche, quindi nelle fasi culturali, e quindi in questo modo possiamo dare il giusto quantitativo di acqua senza sprecarlo e senza perderlo in profondità. E non sprecare l'acqua è una cosa molto importante, e voi come gruppo Imitec, come gruppo Irritec, avete delle soluzioni che proponete qua ad EIMA, giusto? Esattamente, Irritec è uno dei principali attori a livello mondiale per la produzione di sistemi tecnologici per l'irrigazione. Siamo un'azienda italiana con sede in Sicilia e abbiamo diverse aziende nostre di produzione in diverse parti del mondo ed operiamo in circa 120-130 paesi. Il nostro punto di forza è proprio quello di produrre tutti i componenti necessari per realizzare una soluzione completa per l'irrigazione. Noi, oltre a produrre tutti i prodotti, c'è uno staff tecnico di agronomi che io coordino, per esempio, che partendo e analizzando i dati e i fabbisogni del cliente, quindi noi possiamo sviluppare un progetto realizzato su misura, proprio fatto cucito addosso all'azienda, e sulla base di questo, del nostro progetto di disegno idraulico e del progetto, realizziamo tutto un elenco di materiali che noi produciamo, perché il nostro listino è abbastanza nutrito, e quindi possiamo realizzare un progetto completo, una soluzione completa dall'uscita della pompa, oppure diciamo dove c'è la fonte idrica, fino all'ultima pianta, sia che parliamo di coltivazione in pieno campo che coltivazione in campo protetto, per esempio. Quindi è un servizio che noi facciamo, questo in Italia, ma in tutte le parti del mondo. Quindi possiamo dire che siete specialisti nel non sprecare l'acqua, che è molto importante. Il nostro target è proprio quello di razionalizzare e utilizzare l'acqua goccia dopo goccia e non sprecarne neanche una goccia, sia in campo aperto che
nelle coltivazioni protette. Oggi abbiamo diverse soluzioni, abbiamo nuove soluzioni, per esempio abbiamo, oltre ai sistemi di filtraggio che è il cuore, la parte fondamentale per far funzionare correttamente un impianto di microirrigazione, abbiamo anche sviluppato per esempio ultimamente una nuova ala gocciolante, l'Extreme, che è una ala gocciolante leggera per le coltivazioni erbacee, quindi per le coltivazioni ortive annuali, e che abbiamo costruito un doppio labirinto per tutta la lunghezza dell'ala gocciolante, che permette di mantenere le performance inalterate per tutta la stagione, anche per quelle successive volendo, anche utilizzando acque di scarsa qualità. E perché per esempio in certi paesi dove non si ha energia oppure non c'è tanta tecnologia, siamo costretti ad utilizzare acque di scarsa qualità. Questo tipo di ala gocciolante ci permette di utilizzare queste risorse di ottima qualità. Altre soluzioni non più ultra, per esempio, è la tecnica della subirrigazione. Con la subirrigazione ormai noi abbiamo un'esperienza di oltre 20 anni con impianti che in Italia e nel mondo funzionano da oltre 20 anni, e che il nostro sistema è quello di avere le ali gocciolanti interrate direttamente nel terreno, proprio in prossimità, in mezzo all'apparato radicale, e quindi distribuire l'acqua ai concimi direttamente vicino alle radici, pronte per essere assorbiti, e quindi in questo modo andiamo a ridurre le perdite per evaporazione, riduciamo il consumo di concimi, riduciamo il consumo di energia, miglioriamo la qualità, la salute e la solubilità della pianta, perché la pianta si mantiene asciutta in superficie, meno malerbe, l'impianto dura anche di più, e quindi si ottiene il massimo del risultato. Quindi anche un risparmio economico per quello che riguarda l'agricoltore, il fatto di non sprecare acqua e di andare direttamente alla pianta. Assolutamente sì. La tecnica della microirrigazione proprio consente di ridurre il consumo di idrico, essendo consideri che passando per esempio dai sistemi a pioggia ai sistemi a goccia possiamo risparmiare anche oltre il 20-25% di acqua, per esempio. E quando parliamo di una coltivazione come un frutteto che consuma 3-4 mila metri cubi di acqua d'ettaro, significa grandi numeri. Nel lungo periodo, con quell'acqua risparmiata ci permette anche di irrigare più superficie, di mettere a colture più superficie. Sì, certamente, perché poi anche l'irrigazione a goccia lavora a bassa pressione, quindi lavoriamo, a noi è sufficiente all'inizio dell'ala gocciolante, all'inizio del filare, una pressione di un bar. Se facciamo il rapporto a un impianto a pioggia, un impianto con i semoventi dove abbiamo bisogno di 8-10 bar, il risparmio economico, il risparmio energetico ed economico è presto fatto. Certo che il risparmio è una delle prime cose che l'agricoltore guarda. Esattamente, anche perché risparmiando acqua, risparmiando energia, risparmiamo anche la quantità dei nutrienti, dei fertilizzanti che diamo vicino alla pianta con la fertirrigazione, con i nostri dispositivi di iniezione che controllano la soluzione nutritiva in tempo reale. Quindi possiamo controllare il pH, la conducibilità della soluzione nutritiva, e gestire al meglio, attraverso poi anche la sensoristica, proprio il livello nutritivo della soluzione vicino alla pianta. E questo permette di far produrre nelle migliori condizioni, di ottenere il massimo risultato produttivo e agronomico da parte della pianta, riducendo le spese e ottenendo prodotti di ottima qualità e di massima uniformità, quindi prodotti standard. Non avere differenze tra l'inizio e la fine del filare, per esempio, tra l'inizio e la fine se troviamo in pendenza, ma distribuire l'acqua e i nutrienti in un modo preciso significa produrre bene e di meglio e di più. Quindi soluzioni ottimali che troviamo qui ad EIMA, proposti da Irritech. Io la ringrazio per essere stato con noi, per averci dato queste bellissime notizie, e le auguro buona fiera. Grazie a voi. Grazie.